Credo ti sia caduto tutto, ma va benissimo. Mi sento Robocop. Ah no, hai tutte le cose? No, sì. Sembrava fosse caduto il microfono, invece era solo le tue. Mi levo tutto. Allora, donate un altro applauso, Donatella Rettore, grazie. Ciao. Allora, ben arrivata, grazie di essere con noi, 35 anni di carriera, album. No, 35, sono 31 quest'anno, 31, non possiamo aumentare, che già sono tanti. Guarda cosa dico, sono gli autori, sono dei 15 album, 46 permanenti, mi hanno detto. Beh, no, io non ho... 64 tinte e 234 tubi di lacca. Questo è sicuro. Ti leggo alcune tue dichiarazioni, Madonna come cantante andrebbe buttata nel water. Nello sciacquone, perché se lei si chiama Veronica Ciccone, che fa rima con sciacquone? Così. Però devo dire che è una grande showwoman e non, credo che per altri 50 anni la dovevano tenere Madonna, perché è una donna che ha fatto dello showbiz, dell'arte di fare spettacolo. Perché non è che canti così, non è, no, però... Sì, è quello che sono 30 anni che io sto cercando di capire come canta la donna, ma tra le doppie voci, i coretti, i fesi, i lars, non si capisce come canta Madonna. Non lo so, noi siamo... canta... Senti, Laura Pausini l'ha definita l'Orietta Berti del 2000. Guarda, io adoro... La Pausini in una maniera assurda, perché ha fatto una cosa l'anno scorso veramente grandiosa. Trovo che abbia, oltre che una grande voce, perché Orietta Berti ha una grande voce, diciamocelo, sta nella tradizione italiana, come a Mina. Come... Ma quando tu fai queste sparate qua? Ma io non ho... Poi non ti chiamano, si arrabbiano. No, assolutamente, io adoro Pausini e devo dire che per lei scriverei fiumi di canzoni, e ha fatto una cosa molto bella quest'anno, quello di riunire tutte le donne italiane per l'Abruzzo. Fantastico. E ha, devo dire, è stata molto molto illuminata, perché noi donne da questa unione ci abbiamo ricavato in incredibilità, perché fino al 12 giugno dello scorso anno gli uomini avevano sempre una tacca in più di noi cantautrici. No, avete fregateli, perché sono... Lì, sì, li abbiamo battuti, fregati, perché sì. A Roma siamo andate meglio noi a San Siro che loro a Roma. Senti, Carrà e Patti Bravo, loro sono le icone gay, perché che anziani, modelli vintage, hai detto. Vintage, beh, vabbè. Mina, nei momenti di stanchezza artistica è meglio stare fermi. Non cantare le canzoni inutili. E sempre su Mina dichiari: in natura ho una voce più potente di Mina, che da qualche tempo canta come una lavandaia. No, vedi il duetto con Giorgia sgallettando. Le lavandaie cantano benissimo, perché non hanno bisogno del microfono, niente. Senti, ma